Ciao Pollas, peccato ti sei perso il finale della live di Uncharted. Comunque, ho chiesto se volevano fare o Amnesia, il continuo della live dello speciale di Halloween, o Jojo, un po' di Jojo, e hanno detto continua Amnesia. Ok, ci siamo tutti, iniziamo. Ok, Jack e Pollas c'è, Darkness ci sarà tra poco. Vale c'è perché deve guardare il suo house bando, il signor Faccia. Seth non c'è perché non può vedere due live contemporaneamente, come al solito. Azur è domenica, sì. Stranamente, io domenica ho continuato. Ho fatto in seguito Dark Chronicle, Dark Cloud, GGDR. Dark Chronicle, GGDR. Azur, GGDR. Non so, la domenica è la giornata dei GDR. Comunque, domani per la traduzione mi aiuteranno un po' Jack e un po' Berserk, se per caso dovrei avere delle difficoltà. Comunque, per questa live dovete fare una cosa. Incuffiatevi tutti quanti, perché i giochi horror devono essere giocati al buio. Più o meno sto al buio. Sì. E con la cuffia. Aspettiamo un altro paio di minuti che arriva Dark. Però sto rumore non lo volevo sentire. Ciao Dark. Seth non c'è perché Seth due live di seguito non può vedere. Passamelo in privato. Allora, da quel che mi ricordo, fammi vedere. No, non ci sono promemoria. Abbiamo aperto qua sotto, sì. Ci siamo fatti dell'antidoto. E possiamo. Non mi ricordo i tasti, bene. Comunque, Vale, cosa le dice del suo marito, il signor Faccia? Come si comporta? Non posso guardarlo, sto facendo una live. Io quando faccio la live spengo tutto. Quindi se me lo metto in privato dopo lo guardo. Eccoci, incominciamo malissimo, normale. Eccolo. Sta cercando il comandante. Sento l'odore del mio migliore amico Vale. Dov'è? Vale, fatti vedere dal signor Faccio. Non fare. Non ti vergognare. Allora, che tra l'altro io so più o meno questo, ma Justin e a Machine for Pigs per me sono blind. Cazzo. Ok, non nulla. Aspetta. Ah. Vabbè, guardiamo sta cosa. Uffa. Sì,
Si sentirà sicuramente un rumore pazzesco di vibrazioni. Sentite a questo lo so che a Machine for Pigs è meno bello. Dai, vediamo sta roba, perdiamo tempo. Non ho visto soltanto il primo gameplay. Della prima parte, c'è cioè neanche del tutto il gioco, c'è cioè dopo solo i 20 minuti iniziali di A Machine for Pigs. Quindi non so dirvi. Ok, sono sentiti i rumori pazzi di. Ok, ho capito cos'è, ma per problemi che ci sia problemi di copyright, vedo dopo la live. E che già c'è il signor Bono, cioè il signor amico nostro che ci può. Che già ho capito come va a parare, ed è geniale. Ah, tra poco, Jack. Chiudiamoci dentro. Allora. Se non ricordo bene. Ok, dovrebbe abbassare la. C'è l'olio qui, ma ce n'ho abbastanza, quindi. Ok. Oh no, 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 no. Mi metto qua dietro. E mi giro a guardare i funghi. Ciao, Ber. Purtroppo ti sei perso la parte finale di Uncharted. Ok. E sei perdonato, perché per una pizzata si fa questo, si perdona sempre. A meno che io non hai mangiato quella pizza là, Bessec. Comunque, a tutti quanti vi siete sbuffiati, vero? Ho sempre paura che mi trovo qualcuno appena girato l'angolo. Tinderbox. Ah sì, quella con i meme. Mio. Ok.
che dovremmo usare il tubo di ferro. Poi dov'è l'esigia? È andata. Per ora. La porta, sì. Chiudiamo. No! Vale! L'hanno ucciso! Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Memoria, aspetta. Oh no. Ecco il signor Gillette. Il signor Gillette è geloso del signor Faccia. Aia. No, no, come ammazza l'ombra se continua a stare qua su. Rimane tutto cu un po'. Oppa. Cacchio, dai, signor Gillette, vattene. Signor Faccia, ti rendicheremo. Stanne certo. Comunque, vale, sei cattivo. Il signor Faccia è stato ammazzato e tu non dici nulla. Sei senza cuore, Vale. Sei senza cuore. Sì, facciamo finta un bacino da Vale, è l'ultimo desiderio, non lo puoi rifiutare. Cacchio, Laudano. Non mi ha sentito, vero? Infatti, ecco il signor Gillette. Signor Gillette, tu mi fai un baffo! Bentornato Jack, abbiamo visto il signor Faccia morto purtroppo. Fregato. Snake,
Comunque, ciao Jack. Cioè, in pratica ho fatto come dice il tuo nome, Dark. Allora, se mi ricordo bene, questa è la zona finale, giusto? Allora, infatti da qua si scende. Perfetto. August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. No, abbiamo abbastanza odio. Perché sì, Berserk. Questo si è inceppato qui. Volevo dire se per caso. Una pietra di 50 kg non butta giù una porta di legno. Ok. Un po' adesso sti acciarini. Ecco, guarda, almeno così sappiamo dove dobbiamo andare. Aia! Guarda, sono caduto malissimo. Sono quasi morto per la caduta. Ecco. E sotto quella caduta mi trovo loro. Ora devo scrivere tutti quanti. Perché? Perché sono caduto? Perché? Perché ci sono loro. Dove è Tinderbox? Sempre voi, dannati barili. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything, Alexander. Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Ecco qua. Ah, salve. Who's the switch? Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Who might you be? Daniel? Like a prophet thrown into the lion's den? Tell salve, Agrippa. Are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall follow you, sir. You hurry too much. Alexander is toothless without a horn. He has one. That's not very promising at all. The sight of
is basically impenetrable. But guess the white wall. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my wall, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken wall and mend the way. I believe he uses them for torture now. They practically leak matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the fire and the transept. You should be able to find them there. Okay. Olio? I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann... Io la sento la voce da Pippo. I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Non lo so, Darkness, la sento. Il problema è che non posso neanche controllare la voce qui, Perché è benissimo di abbassare l'audio e mettere soltanto i suoni della voce. Perché non muovere le labbra? Vale, quella è la porta. Allora, qui ci sarebbe un'altra Tinderbox. Berserk, sai cosa devi fare? Hai il mio permesso. Questo mi serve. Questo no. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of the mask. Aspetta. Obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These guts speak volumes. Even though my body in their box. They will be back. I've been back. Che cacchio sta succedendo oggi? Ragazzi, io ho capito perché è successo tutto sto casino. Volete sentire la mia teoria perché hanno visto tutto sto bordello? Cioè, avevo visto sentito donne urlare, uomini gemere in maniera brutta. E ho capito perché. Ecco, questa zona non ha... Guarda. C'è soltanto questo, vedete sangue, morrori, robe varie. C'entra Taigan, non ha pulito le latrine. I poveracci se l'hanno tenuta fino all'ultimo e non ce l'hanno fatta. È esploso con... Gli è venuta tutta talmente di quella roba lì che non ce l'hanno fatta e si sono fatti male. Sempre per colpa di Taigan che non pulisce le latrine. Guarda un po', guarda. Dovremmo... Berserk, che dici? Faremo anche lui il piano... Dobbiamo attuare anche lui il piano geato alla crema. No, più che la stitichezza è se la sono tenuta fino all'ultimo. E dopo... Ok. Dico. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. Remarkable. But what's your life following? It doesn't matter. It's just a myth after all. Cosa? Il primo gelato alla crema, gelato alla panna su Taigan? No, possiamo anche mettere gelato alla panna plus. Vuoi sapere qual è il gelato alla panna plus, come funziona?
Gelato alla vaniglia, scusa. No, perché io mi ricordo che là c'è qualcosa, ma qua il signor Faccia viene. Quindi meglio che venga da questa parte, ecco. Io mo tipo me ne scappo. Se rientro dovrebbe andarsene. C'è il Nemesis. Allora, Bolas, io ho fatto una cosa. Quando, ti ricordi quando catturavamo gli agenti Advent, i VIP Advent? Scusa, Bolas e Darkness. Quando catturavi i VIP Advent, cosa facevo? Come li convincevamo a dirci tutto quello che dovevamo sapere? Allora, dopo che... Allora, se mi ricordo bene, mo se ne sono andati i signor Faccia. Se non mi dicevano quello che dovevo sapere, io allora facevo uscire tutti quanti dalla stanza dell'interrogatorio, prendevo l'agente il VIP dell'Advent, lo legavo tipo Arancia Meccanica e tutti i ristoranti, tutta la Lambradan alla sedia e attuavo il piano gelato alla vaniglia. Gelato alla vaniglia, indovina cosa consiste, Darkness? Maratona di... quello non è gelato alla vaniglia, quello è dopo che abbiamo sconfitto gli Advent, quello succede. No. Il piano gelato alla vaniglia era Maratona di Boku no Piku. Allora, se non ho fatto cazzate, ma non ci dovrebbe essere più signor Faccia. No, quello è troppo estremo anche per me. Eccolo! Audio. Dai, Stefano ci accompagnerà quest'ultima live di quest'ultima. Ci accompagnerà Stefano, sempre con noi. Nota. Vabbè, non c'ho tempo di leggere la nota. Ti piace comunque questo piano Darkness? Questa misura finale. Ok, aspettami qua Stefano. Facciamo prima un po' di cose e poi veniamo a te. No, comunque Darkness, hai capito cosa. Hai capito la cattiveria che sono venuto a fare con degli agenti dell'Advent? È Berserk che vuole sapere la parte 2. Allora, se nel malaugurato caso non confessavamo dopo una maratona di Boku no Piku, facevo un'altra cosa. Berserk, direi anche tu che è terribile. Maratona di School Days e di Corpse Party. Works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Scusa, Darkness, il gioco o l'anime, Corpse Party? No, Darkness, no, il gioco no. Berserk, non fai del male a Dark.
No, il gioco di Corpse Party no, il gioco di Corpse Party è bello. Ok, potrebbe essere noioso per chi non sa l'inglese, perché è tutto scritto. Ma tu non hai visto l'anime di Corpse Party. Comunque Berserk, io te lo consiglio veramente, portalo Corpse Party in live un giorno, mercoledì sera. Oppure quando è finito Sky, vai. Sai quante ore ci perderemo solo per un Bad End? E qualcuno potrebbe dire, ma come andiamo? Sì, Bear, sì. She's dead? Sì, she's dead. Ok. Ah già, sempre il solito problema. Ma sai che dico? Non sappiamo la sua storia. Ah, hai comprato le cuffie nuove. Sembrava strano che oggi si sentiva bene. Ciao Jack. Jack, che te ne pensi tu di Corpse Party? Di Corpse Party stavamo parlando se è bello o brutto. Darkness dice che non gli piace. Cazzo. Vabbè, sta bene così. Ah, hai detto che sono cuffie differenti. Senti, devi stare zitto come sta zitto Taiwan, altrimenti non ti porto con me. Madonna! Yes, I do take pride in Zeta. Is it so wrong? Perfetto! Ok, se non sbaglio qui c'è un ingrediente per la pozione. Eh sì, ma parla sempre, Vale. Noi stiamo facendo, noi stiamo discutendo di cose importanti. Comunque, Jack, stiamo parlando di come far parlare i VIP dell'Advent. Attuando il piano gelato alla vaniglia. Vuoi sentire qual è il piano gelato alla vaniglia? Fate Berserk, ti dici appena c'è la vaniglia nel frattempo che lo faccio qua. Allora, per prendere i boss acquatici bisogna mettere un pezzo di carne aliena nell'amo. E aspettare che arrivi, appena bocchi, tirare con tutta la forza il pesce, tirargli un'ascia in testa, prenderlo in pieno e banchettare. Questa è la pesca con i mostri versione Xanxus. Ranqua però, è bello. Quindi tu sai come fa l'arancia meccanica quando gli fanno vedere la scena con la violenza, no? Io prendo anche le cose invisibili, Darkness. Ti ricordo che il mio insegnante maestro Yoda mi insegna a prendere anche le cose invisibili. Allora. Cazzo. Io
Il rapitore si sedette sulle ginocchia mentre lei aveva le mani legate dietro la schiena. Lei sentì le mani si sollevano insieme al corpo, le spalle gettate appresso del suo corpo e schioccarono rumorosamente. La donna sospesa urlava istericamente mentre lui pensava al passo successivo. Aia. Ma tu lo feci in italiano, se non sbaglio, vale il gioco, eh? Aspetta, c'è qua la pezzo di sfera, sì. Me ne devo andare a sto punto perché il rumore mi sta facendo impazzire a me. E sto quasi a finire l'olio. Comunque, voi vi chiederete, ma... Non posso parlare. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Allora, Jack, poveraccio. Allora. Tinderbox. Dai, un pezzo di sfera. Ok. Il piromane continua a piangere mentre Neo ha calato su e giù per il palo. Non ci vuole molto per spezzarlo. L'avevo destinata alla morte, ma la rottura stava funzionando oltre le aspettative. Non era il metodo, era il piromane che era diverso dagli altri. Potevano fargli dimenticare di nuovo. Ah. Non c'è bisogno che vi dico cosa serve sto posto, eh? Sta piramide messa così è la descrizione. Con un po' di fantasia potete arrivarci. Dicevo, se mi fanno finire di parlare. So che mi vedrete. Ma avete detto, ma all'appello manca il friend light. Perché non hai messo anche il friend light? E io non ho messo il fan light perché al colonnello Xanxon se il fan light piace. E fare vedere il fan light a un nemico equivale a avere un onore da parte del colonnello. C'è un pezzo di corda che posso usare. Ah no, questo è troppo Berserk. Lo stupratore. Bello parlare di queste cose in una live. Era appeso sotto sopra, le sue lacrime sporcavano il sangue che scorreva sulla pancia. La sega su. Ok. Ok, qua non c'è neanche bisogno che vi dica. Perfetto. Aspetta, questa è la corda? No. Mi serve un pezzo di corda che però non è qua. Ah, pezzo di sfera, pezzo di sfera! Un po' di... Ecco. La nazione si scala a chiocciola.
Adesso capisco perché Valeron e il comandante non piacciono. E che cacchio mettete a fare scacchiocciare in un gioco? Cacchio. Allora. Ah, la corda, perfetto. Olio grande. Eh sì, con i mouse forse è un pochino più semplice. Se tuo amore è mio che mi manchi di più, forse sono io. So cosa sono diventato, non sono cieco, sono un mostro per loro, un sultano degli ammoniaco appalato sulla cima di una montagna oscura. Posso fare ben poco per redimermi. L'Aquila Nera mi teme, dopo la sconfitta di Napoleone è solo questione di tempo prima di chiedere la mia testa su un vassoio. Devo andare via di questa terra. Questa volta deve funzionare, non posso tornare a casa adesso, devo morire. Ok, che bella serie. Allegrissima. Non le sottotitoli che non ci interessano. Non facciamo una più nera di quando non si assa live. Ho dimenticato qualcosa? No. Ok, ritorniamo di nuovo con le scaracchiocciola. Perfetto, mi stava girando la testa. Che tra l'altro, io di Elfenlied c'ho il manga e il comico, mi sembra, dell'anno scorso venne l'autore di Elfenlied qui al Comic Con, mi feci sia l'autografo che la foto. In pratica c'ho anche un disegnino fatto da lui qua dietro, che c'è un disegno su cartone stampato con il suo autografo qua dietro. Mi raccomando, ho scritto, il nome è mio, però non è scritto in kanji, ma è scritto in lettere. Ok, abbiamo due dei tre pezzi della pozione per Agrippa. Zitto! Ok, i pezzi del sangue si trovano nel coro e ci stiamo andando al coro. Non ci interessa. Se c'ho poco tempo per fare tutto quanto, perché voglio finirlo. La corte dell'ordine di Aquila Nera. Eh sì, purtroppo sì. Spunta la sua politicamente, si leva tranquillamente, ma posso da me dimenticato. Una volta ogni tanto qualcuno mi noterà, si rinchiara prima di recuperare i sensi. Sono tutti o sono. O io sanno tutti che io sono l'unico. E lo stesso Alexander che ha aiutato i loro padri, i loro nonni a trovare questo grande ordine. Li ho visti prendere il posto dei loro padri, e anche loro invecchieranno e moriranno, mentre io resterò la stessa persona. Invecchiate non da tempo, bensì dall'angoscia. Ah, è Tinderbox. C'è qualcos'altro? Sì, un laudano. Che tra l'altro queste bottiglie sono fatte di adamantio. Perfetto! Ma non si rompono proprio queste bottiglie.
Nulla. Bottiglie fatte con l'ossa di Wolverine. Ecco fatto. No scopo, ci vorrebbe una clip. Ci vorrebbe una bella clip. Bottle no scope 360 bottle no scope epico, non scherzo. Aia. 15 August 1839. Veramente bestia, ci vorrebbe una clip. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Chris. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Kill the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Please, I didn't do anything. Pick the man, cut the lines. Pick the man, cut the lines. Pick the man, cut the lines. Secondo me questa parte la metto vita dei minori. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Mi sa proprio che la devo mettere vita dei minori in questa parte. I can feel it. Fatality. I will do whatever it takes. Tinderbox, vieni. Tinderbox, vieni. Opla. Poi. Perfetto. Ah, questa parte la ricordo, mamma mia, bruttissima. Più rosso la prossima volta, eh. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. Allora, if you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. C'è curiosity in league with your selfishness that is killing us both. C'è un trofeo che dice raccogli tutti gli acciarini e un altro che dice raccogli tutte le note in tutte e tre le partite, cioè tutte e tre i giochi. Ecco, se un acciarino è qui dentro, mi spiegate io come cacchio faccio a vederlo in mezzo a tutto sto casino rosso. Già non vedo a un metro dal naso. Già non vedo il signor Gillette che mi arriva. Figurati un acciarino. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful. And you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps.
When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. Aye. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Gli atti dell'assassino vengono legati ai raggi della ruota. Giravano la ruota lentamente ma volutamente, così la corda avvolta intorno alla sua gamba stendeva e rompeva le ossa. Non aveva più la forza dell'aria. I due uomini si scambiarono sguardo in intesa, presero un martello e le colpirono le tracce della vittima in un atto finale di pietà. Ah, eccolo il martello. Ma io ti dico, Daniel, a quel maglio gigante là, perché non lo usi stile il toro di ferro e lo spacchi in testa a un signor Gillette? Allora, io non vedo nulla. Non so se voi vedete qualcosa meglio di me, ma io non vedo un culo. Non so neanche dove sta il signor Faccia. Perché ci mette a tempesta di lame. Madò, cioè sto andando alla cieca proprio qua. Non sto facendo raso muro, almeno così. Forse non mi vedi il signor Jet. No, non mi ha visto, ok. Che bello dire, sai cos'è? Non abbiamo visto abbastanza, non abbiamo visto abbastanza robe scure in sto gioco. Mettiamo una stanza tutta rossa dove non si vede un Q. Ok, questo ci serve. Ed è l'ultimo pezzo per, mi sembra, la pozione di A... di... come cacchio si chiama lui, da grippa. Il traditore non sapeva cosa pensare del bullo sfasciato, perché fu costretto ad entrare. Solo quando il calore del fuoco iniziò a scottargli la pelle, a cuocere la carne, si è secondo che doveva essere la sua tomba. Le sue urla di dolore che girano all'interno della camera d'ottone passò attraverso lo strumento complesso della testa del bullo. Oddio. Madò. Allora ragazzi, leggete un attimo la frase e vedete dove sta l'errore di traduzione. Bullo? Sì, bullo. No, questo non è bullo nel senso bully, è bull nel senso toro. Cioè, tutto perfetto, tutto ok. Poi mi traducete bull con bullo. Quanti pezzi di sfera del drago hai? Ne ho 1, 2, 3, 4. Me ne serve un altro, mi sembra, un altro 2.
Le altre due, perché dovrebbe essere 3 e 3. Ok. Ma aspetta, fa vedere le prove Morio. Quando prendo ancora non abbastanza per disegnare la fuga dal signor Faccia. Me ne servono altri tre. Ma comunque io desidero che il signor Faccia ti venga a trovare e che diventiate migliori amici, Vale. Desidero, farò tipo l'incontro stile strano amore te, signor Faccia. Per un po' di amore. Ok, ce l'ho nel culo. E suona malissimo dirlo, ma è vero. Il possibile è che seriamente ho un monocolo e un'ascia. È un cilindro. Vale, c'è posta per te e del tuo fidanzato segreto, il signor Faccia. Ti prego, Cthulhu, fa che quella sia l'ultima posta. Mai. Ma tutti vogliamo che tutti scippiamo Vale, il signor Faccia. Non è vero, ragazzi, scippate Vale, il signor Faccia. Ok. Ah, la Vergine di Ferro adesso. Puttana, lo dimentico sempre. Il forgiatore rimase immobile, lo squigno era stato chiuso, ma da una luce, faceva strada al suo interno. Una miriade di chiodi la puntavano, brillavano come se stesse aspettando che il suo corpo scivolasse solo per un momento. Nel suo giochio sobbalzava nel sangue e sentì il sangue che colava tra le sue gambe, la testa cadde leggermente in avanti per il dolore. Ci volle un po' per rendersi conto che il suo occhio si era rotto e che fuoriusciva un liquido. Vabbè. Sempre cose molto... tutte queste cose sono belle, carine, coccolose, il piano bugia della vaniglia li batte. Io dico che il gelato alla vaniglia batte tutti. Ora, dove schifo è la sfera? Tinderbox. Forse lei lo sa. Signora, sa dov'è la sfera? Qui non c'è. Ecco di sfera. Raccolto pezzo di sfera. Dimmi che abbiamo raccolti tutti. Sì. Penso che abbiamo raccolti tutti. Allora,
Dai, possiamo anche scappare adesso. Se solo trovassi l'uscita potremmo scappare. Merda. Uscita. 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 Ah, andata. Allora, se ho fatto bene, dovremmo aprirle queste tutti i pezzi di sfera, no? Sì, c'è dell'altro, fa vedere. Allora, qua dice che non abbiamo presi tutti, ma io vorrei controllare. Qua ripeto che ci serve anche il catrame, quindi non vorrei rientrare di nuovo là dentro. Perché le tre camere che c'erano le abbiamo prese tutte. E non mi ricordo che ci siano altre camere. Ok, se qui appaiono un'infinità di signor faccia, abbiamo fatto. Sì. Dormi. Buonanotte ragazzi. No, mettilo tutto carico subito, Darkness. Parlando di batteria, a me si è caricato adesso il telefono. Salve. Faccia guardare. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Ok. Dov'è? Fumogena. Notte Dark, a domani. Ok, qua mi devo solo sbrigare.
Allora. È sempre sto casino succede. Tinderbox. Allora. Secchio. Laudano. E Tinderbox. Poi. Se mi ricordo bene qui. Si poteva... No. Dai. Dai, che se viene l'ombra qua sono fottuto. E dalle. Ah. Stupido analogico che non funziona mai bene. Laudano? No, solo una bottiglia. E qua c'è il... la chiave. Ah. E si scappa. Scappa, c'è l'ombra. Sembra strano. Abbiamo trovato tutti i pezzi della sfera Pollas e ci hanno catturato. Siamo usciti e siamo scappati dall'ombra. Ora, non mi ricordo se qua c'è ancora il mostro acquatico, ma penso proprio di no. Se c'è Bestemmia o Taigan. Perfetto, non c'è un cazzo. Allora. Comunque. Cavolo. La Tinderbox. Ah. Penso che una mezz'oretta e finisco tutto, no ragazzi? Pensavate che morissi dall'ombra, vero? Fear for my life more than ever. Just outside Altstadt, there's a small settlement where Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and three children. He took the coach, went there.
visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting his officer. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Daniel, che cacchio hai combinato? Ora vediamo se riusciamo a creare tre ingredienti per aiutare Agrippa. Perché penso che dopo di questo, dopo che aver fatto questa parte, si finisce, no? Comunque, ogni qua farò vedere tutte e tre finali, tanto c'è il caricamento proprio nella stanza finale del gioco, quindi. Acciavino preso. No, dobbiamo andare al laboratorio. Azione. Ok. No, aspetta, il laboratorio. Non mi ricordo, il laboratorio sta qua sotto, giusto? Aia, eccoci qua. Allora, se mi ricordo bene, dovremmo prima mettere questo. Ho messo qua e qui ho messo là. Poi c'è il tonico che va messo qua, questo qui. Mattina. Sì che si deve usare questo qua. Ah, questo è un pezzo di sfera. Ah, ecco questo. Ce voglio questo. Tonico di Braver. Sì, per aiutare Rip l'ho fatto il tonico.
Più aristotonico. Ok, sta qui una sede. Se lo dici tu, tagliami la testa subito. Ok. Aio. Raccolto testa di Agrippa. Peccato, pensavo che fosse durare un pochino di più sta live, ma tanto vale finirla. Quanto manca? Ci abbiamo ancora un po' di tempo. Penso proprio che per 20 minuti ce la facciamo tutto. Che là c'è il signor faccia che mo al di là ci apre la porta. Puttana. Odio l'ombra. No, ci serve il catarame. Ora, se il signor faccia ha distrutto là e se n'è andato, sperando che non sia rimasto lì, potremmo andare a prendere il catarame. Dannazione. And I chased after her all the way upstairs. I hunted her down, and what is a life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold-blooded murderer. Acciarino. Aspetta, il catarame dove sta? Eccolo. Allora,
Poi se non sbaglio dovremmo chiudere anche la macchina. Questo è troppo piccolo. No, qua non la possiamo alzare. Allora, catrame. Allora, quale finale volete vedere? Dannazione i rumori. Corri. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. A monster. And now, I merely await my death. I'm too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I'm as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away. As we did with them. Okay. Ok, la porta adesso dovrebbe aprirsi, no? Cazzo. Perché non si apre? Perché sto per morire, dai.
Cacchio. Get away. You shouldn't do that. Ah. Dannazione. Io timpani, scusa Wallace. Ok, quale finale volete vedere per prima? Il cattivo, il neutrale o il buono? Perché potrei fare tutte e tre subito. Comunque Jack, abbiamo finito. Questi sono i tre finali che potremmo fare: il cattivo, quello neutrale o quello buono. Io li posso fare tutti e tre. Quale volete vedere per prima? Vabbè, no, devo fare ancora il finale. Appena in tempo per salutare Jack. Comunque, oh, hai ragione anche Vale. No, devo fare ancora i tre finali, Jack. E siamo alla fine del gioco. Allora, Berserk dice primi finali, cattivo. Col cattivo penso potresti piangere, eh? Ma anche col neutrale forse. Allora, cattivo subito, poi neutrale alla fine buono. Facciamo così, cattivo, neutrale, buono. Cattivo, neutrale, buono, d'accordo? Tutti d'accordo? Ok, andiamo. Sì, però io non posso farti vedere così. Ecco. Allora, per finire cattivo basta non fare nulla. Aspettare che il parco si apra e che Alexander ci si butti dentro. Sì, però Alexander, ha ripreso sto portale.
Aia, sto fuoco. Adesso che ha il grip, che Alexander è scappato, noi andiamo a ammazzare dall'ombra. Facciamo presto, ammazzaci. Sì, thank you sto par di ciufoli. Fine, fine, sì, sì, sì. Allora, ora continua subito. Faremo il finale neutrale, che consiste, sperando che non ci mettiamo 7 ere geologiche, prima di che Alexander si butti dentro al portale, di buttarci la testa di Agrippa. Sì, vissero tutti felici e contenti e morti. Questa, ragazzi, è la bella addormentata versione zombie. Eccoci. Allora, prima di tutto bisogna avere la testa di Agrippa, che ho fatto vedere nella live come si prende Jack la testa di Agrippa. Appena si apre il portale, tu gli butti la testa di Agrippa dentro. Noi e Alexander laggiù verremo ammazzati dall'ombra, però succederà qualcosa del dopo, come vi faccio vedere. Tu vuoi aprire il portale? Quanto è bello aspettare, eh? Non mi ricordo, Ale, tu... Ah già, tu feci il finale buono perché non feci neanche parlare... Non lo so qual è il finale canonico, perché nel 2 non lo so se dice qualcosa riguardo a Daniel. Aspettiamo che il portale sia aperto. Appena diventa blu il portale, gli buttiamo la testa di Agrippa. Ecco. Tu non feci neanche parlare il signor Alexander che spaccassi tutto, Ale, me lo ricordo benissimo. E questo è il finale neutrale.
There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Ah, pensavi fosse l'unico? Vabbè, ma hai scoperto che ci sono più di due, più di un finale. Comunque, questo è il finale buono, c'è cioè il finale neutrale. Tocchiamo tutto, togliamo tutto, togliamo tutto, togliamo tutto. Ecco qua, carichiamo. Per il finale buono invece bisogna fare così, spaccare tutto, non ci interessa cosa sia, cosa non sia, noi ignoranti andiamo di ignoranza e rompiamo tutto. Sì, sto rovinando, non ti preoccupare, non ci vedo come rovino tutto. Tu mi supplichi, tu mi vuoi inseguire dei mostri brutti. No, correggo, ho ucciso te. Mettiamoci qua dietro. Mentre Alexander viene ammazzato dall'ombra e noi siamo liberi. L'ombra ha preso Alexander e non ce ne possiamo scappare. It was my greatest triumph, and I never looked back. Yeah. You think I was afraid fleeing Brandenburg? Quite the contrary. Comunque. I knew it was my purgatory, hellfire, made to wash away my sins. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo annientato l'ombra e sconfitto Alexander. Sì, lo so. Fine. Ah, abbiamo finito anche Amnesia. Settimana prossima forse però avremo Justine per una live, vediamo se per caso riusciamo a fare qualcosa. Visto che non c'è checkpoint, Justin ha soltanto una run, cioè se la fai bene la fai, se non la fai non la fai. Vediamo un po' come andrà e poi ci dedicheremo a Machine for Pigs. Oppure vogliamo fare direttamente a Machine for Pigs senza il DLC di Dark Descent. Cosa facciamo? Machine o il DLC? Fare non segue il 2 per troppo. Ok, allora faremo un po' di Justin e poi per una live intera e poi dopo si farà Machine for Pigs. Va bene. Ok, abbiamo finito pure Amnesia. Io vi saluto. Metterò il video sul canale. Tra poco metterò il video sul canale. Qua sotto c'è banner se volete che vi porterà là. Se volete iscrivetevi.
E ci vediamo sabato prossimo per la live di Justin e domani per la live di Nezavasur. Io ringrazio Darkness, Pollas, Jack, Bear e il buon Vale che mi hanno supportato in questa breve live di Amnesia. E ci vediamo tutti alla prossima. Ciao a tutti. E non fate gli incubi, mi raccomando, non sognate il signor Faccia. Ah, comunque il signor Faccia, anche se mi sogno, non verrà da voi, verrà nel letto, verrà a dormire nel letto del divale. Quindi non sognate mai il signor Faccia. Lui ha già uno spasimante. Ciao a tutti, ragazzi. E mi raccomando, Vale, non fare il cattivo, accogli il signor Faccia nel letto. Dai, che oramai tutti quanti shippiamo Vale, sì. Abbiamo fatto da shipping, Jack. Vale il signor Faccia, che ti va? Ti piace come ship? Comunque, ragazzi, scippate male il signor Faccia. Ciao a tutti, alla prossima.